cioè Ivo, tu devi capire che qua sei tra amici. Stai calmo, non ti preoccupare, vedrai che ti troverai bene con noi. Io sto abbastanza male, sto male a bestia. E si vede, so si vede. Se mi stai vicino, capito? Io però ho scoperto che Romano è fuori di cervello e mi piace perché così è feeling, capito? Cioè feeling fra me. E poi anche Maria è psichedelica, io lo vedo che lei viaggia, capito? Non c'ha l'abbonamento, lei viaggia, capito? Ma io c'ho un grosso dolore. Che dolore? E non lo so se te ne posso parlare, perché anch'io c'ho un cuore, capito? E non è una catena, è un cuore. È Jessica. Chi è Jessica? Jessica era il mio angelo, capito? Io gli avrò pagato 16 milioni di birre a Jessica e lei mi ha lasciato per me. Quando l'ho visti insieme ho fatto, madonna, ma stanno insieme e mi hanno lasciato. Mi ha detto, ma non è già possibile. E lo so, è una storia tremenda, sei partecipe, e mi ci credo, perché il mio cuore è intriso di dolore. Ora io a tutti voi, quasi, volevo, boh, mi sto male, ancora sto male, volevo dedicare questo brano a Jessica, tratto dall'LP O Compact, l'ho messo insieme, che si intitola Jessica. Boh, però me lo potevi dire, capito, sul titolo. Vado, inizia così, in la minore. Jessica! Anche il lato B. No, guarda, mi dispiace, stanno bussando, ma magari dopo, magari. È permesso? Siamo noi le luci dell'amore. Porto via il buio dal tuo cuore. Ciao, piano, fratello! Piano, 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 piano. Cosa succede? Mi sono fatto male. Ehi, ciao, fratello Johnson, come va? Come mai da solo? Oh, niente. Purtroppo il fratello Johnson non c'è più. Oh, che peccato, mi dispiace. Dove è andato? È stato richiamato dalla sede centrale in America. Ma guarda che brutta notizia mi stai dando. Io ormai mi ero affezionato a lui. Si faceva tutte quelle belle chiacchierate. Sai, fratello, cosa ho pensato? Sempre se tu sei d'accordo, dimmi, dimmi. Sempre se tu non è d'accordo, allora non fa niente. Dimmi cosa. Ho pensato, noi potremmo sempre cantare quella canzoncina che piaceva tanto a fratello Johnson. Quella che hai cantato prima? In memoria sua. Guarda, in memoria del fratello Johnson lo faccio volentieri. Ok. Coraggio, bravo, dai, coraggio. Fratello. Dai. Allora potremmo all together. Oh, tu solo allora. Che forse è meglio. Ok. Allora al mio tre, uno, due, tre, tu cominci da solo. Coraggio, veloce, okay. Dai. Un, siamo. No, hai detto al tre, conto io, fratello Johnson, okay, conto fratello, io. Allora, okay. Uno, due, tre, siamo noi la luce dell'amore. Fratello Johnson ha fatto lo scherzetto. Ha fatto lo scherzetto, ha fatto il fratello Johnson, ha fatto. Che già gli spaventi sono assai. Oh, guarda, per Momo è molto importante il divertimento. Tu sai quale scherzo fece Momon a tutti quelli che andavano in visita a presepe? Veloce, che scherzo fece? Ebbene, Momon spostò la stella cometa. Ah, che bricconcello del Mormon! Tu pensi che nessuno di quelli che andavano in visita trovò più la strada? Nessuno trovò la grotta! E come fecero? Si persero! Si persero tutto! Basta ridere, rido Jones. Solo all'idea di pensiero di Momon. Ma che ridi? Per terra, lasciamo stare, anche perché il gioco è bello quando dura poco. Cosa ci vuoi dire? Voglio dire che ve ne dovete andare, perché fratello non si possono Johnson, fare questi scherzi. Di anche tu qualcosa. L'hai già detto prima, adesso andate, coraggio. Scusa, fratello, chi è il nuovo arrivato? Non ve lo conto neanche. Posso dire una parola nuova? Provaci se ci riesci. Oh, scusa, frate. Hai visto? Ok, noi andiamo adesso. Tante salute. Bravo, fratello. Questo fratello. Ciao, vabbè, tante ciao. Cose. Ciao. Ciao, che bello scherzetto che avete fatto. Sondaggi finali, a te la linea, Paolo. Sì, signora, mi rendo conto. Sì, io capisco, siamo amici degli animali. Io rispetto anche la sua opinione, certo, ma glielo posso giurare. Ce l'ha promesso. Federico non canterà mai più in vita sua. Farà il mimo, alla Rai 3, va bene? Ma perché me la mena così? È due ore che ha il telefono. Vuoi fare un balletto che ci cala l'audience? Intrattieni. Sì, signora. Ecco, può abbassare la cornetta, per favore? E intanto, va bene. Ecco, sì. Mi passi, insomma, il sondaggio sta andando molto bene. Alla via!
Molto bene. La prima domanda, ti piace il solfeggio? Quasi tutti hanno risposto molto sì, però se c'è troppo pecorino, no. E troppo piccante, no. La seconda domanda, Carl Jung, secondo voi è il fratello di Neil Young? Qui mi hanno mandato veramente a fare in culo tutti, è stato un piacere. E l'ultima domanda, partendo dal pop, sapendo che il dark, saltando il big, il rock, pensando che il rap, lo swing, il 75% degli italiani mi hanno detto, ma sono prodotti per la casa. Ecco, arrivo anch'io. Dai, c'hai, guarda te, guarda te, guarda. Si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si 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 do. Perfetto. Avete visto? Tanto ci voleva? Eh sì, io a caso c'ho l'ascensore. Che c'entra l'ascensore, signora? Lei ha visto che quando si mette imparate anche le scale musicali? Certo. Avete visto? Per forza io tengo l'ascensore, sono un... C'ho l'ascensore a casa mia e so che scende, allora faccio do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Con l'ascensore? Con l'ascensore. Lei invece cosa ci fa con le note, Romano? A piedi, sale le scale, mentre che sale le scale, do re mi fa sol la si do. Facciamoli in cuore l'ultima volta, va, che state rovinati proprio, forza, tutti in piedi. Pronti? Via. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do. Chiavic, help me! Help me! Che vuol dire? Aiutami, Chiavic! E parla italiano! E fatti un corso d'inglese, Chiavic! Qual è il problema? Chiavic, domenica sono stato invitato a pranzo a casa della mia fidanzata! Buon appetito! Grazie, vuoi favorire? Sì, grazie! Il problema è che non c'è una lira, le devo fare un regalo, non posso andare con le mani in mano! E tu metti in tasca! E ci volevi tu, Chiavic! Dammi l'idea per un regalo! Qual è il problema? Chiavic, dammi questo consiglio! Posso portarle per risparmiare della piccola pasticceria? Hai sentito, Chiavic? Vuol comprare della piccola pasticceria! Ma non sei matto! Costa moltissimo! Quanto mi costa, Chiavic? Almeno se vuoi portare mezzo chilo, una 15.000 lire! È impossibile, Chiavic! Non posso spendere tanto, ci vuole un'altra idea! Puff! E se le porto delle paste semplici? Hai sentito, Chiavic, delle paste semplici? Ma allora sei fuori di testa! Perché, Chiavic? Costa moltissimo! Quanto mi costa uno scherzetto simile? Quanti sono a tavola? 8 people! Allora è presto fatto il conto, 2.500 lire a persone, 20.000 lire! It's impossible, Chiavic, non ho tutti questi soldi! Puff! Ho trovato! E se porto un bel semifreddo? Allora sei veramente fuori di testa! Per bene che ti devo andare, un semifreddo costa dalle 15 alle 18.000 lire! Non è possibile, Chiavic! Ti prego, Chiavic, dammi tu un'idea! Ok, hai sentito, Chiavic? Dagli un'idea! D'accordo! E dammela! Un momento! Vai al fioraio vicino ai cimiteri! E allora? Oh, adesso compro un mazzetto di fiori! Comprato! Perfetto, vai a casa tua e fatelo incartare bene bene da tua sorella! Incartato! Ora, con questo mazzetto di fiori incartato, vai dalla mamma della tua ragazza e daglielo come regalo! Fantastico, Chiavic! Troppo costo forte. Dell'intera operazione? Una 10.000 lire! Sei un mito, Chiavic! Troppo forte, sei troppo un mito forte. Dei nostri giorni! Troppo forte, Chiavic! Ma adesso veniamo a noi! Sì. Chiavic, dove fu sconfitto Napoleone? A Waterloo! Il nome delle navi di Colombo! La Nina, la Pinta della Santa Maria! Il nome di Mazzini! Giuseppe! Sei grande, Chiavic! Scusi un attimo. Pronto? Arrivo subito! Altre mille avventure attendono, Chiavic! Io ora me ne vado, ma poi torno! No, Chiavic, non tornare! Ho detto che torno! Mannaggia, Chiavic, aspetta! Ho avuto un'idea! Qual è? Visto che sono libero, posso venire con te! No, sei pesante! No, Chiavic, dai, partimi con te! No, non sono mai andato con un supereroe! E chi chiude il programma? E pazienza, per una volta, dai! Chi se ne frega? Sì! E sali! Oh, che bello! Anch'io con un supereroe! Piano piano, che sei pesante! Va. Andiamo, Chiavic! Mio padre ha una sinca
E la domenica mattina lui scende presto e la lucida, e dal suo posto non la sposta mai, e dal balcone la sera. Sta attento se i ragazzi come noi la sfiorano appena. E quattro ruote che di autonesa, quota a parte l'usato di papà, che è lì fuori da solo, che guarda l'auto ed è contento di avere un'auto al mondo. Mio padre ha il suo cruciverba, e la domenica mattina lui dietro gli occhiali lo osserva, orizzontali e verticali, definizioni, ed è felice se gli chiedono le sigle d'auto, le iniziali, tutte le abbreviazioni. E il giornalaio poi gli chiede se ha letto alla rubrica, forse non tutti sanno che è la sua Simca 1000 l'auto più pulita del mondo, che compra quando cambia il tempo.